Noi ci aspettiamo, ci auguriamo, no? E poi ci confronteremo anche con la Regione nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, insomma con l'intento che l'esempio di Bologna cada anche sulle altre città della Regione, sicuramente, magari perché no, vada anche oltre i confini della Emilia Romagna. E pensiamo appunto che misure come la Città 30 possono concorrere ancora una volta in un quadro, ripeto, articolato, a fare in modo appunto che le città siano più vivibili. Quindi cerchiamo in questo senso di indicare alle amministrazioni quelle che devono essere le misure appunto per rendere meno inquinate le nostre città. Il nostro obiettivo principale è, nel momento in cui abbiamo scelto di promuovere questo, è stato garantire maggior sicurezza alle persone che si muovono a piedi, in bicicletta, in generale a tutti, per ridurre il numero di incidenti e le vittime e i feriti da strada. Secondariamente abbiamo dei dati dalle città che prima di noi hanno applicato questo limite di velocità e questo impatta positivamente anche sulla qualità dell'aria.